Benvenuti alla Voce di Ulisse, il podcast dedicato al trasporto pubblico romano. Vi do il benvenuto a questa puntata dove esploreremo gli sviluppi più recenti nella riqualificazione del sistema di trasporto di Roma. Oggi ci immergeremo nell'atmosfera della capitale italiana mentre raccontiamo l'inizio della riqualificazione di Via Ottaviano, un tassello fondamentale nel progetto di rinnovamento all'accesso al Vaticano in previsione del giubileo dell'anno prossimo. Il 29 febbraio scorso ha segnato l'avvio dei lavori lungo questa importante arteria cittadina, con la consegna delle aree di cantiere. Questo intervento del valore di 4 milioni di euro e gestito dalla società Giubileo 2025 per conto di Roma Capitale mira a creare un nuovo percorso pedonale che collegherà la stazione della metropolitana di Ottaviano sulla linea A a Piazza San Pietro, facilitando così il flusso dei pellegrini verso il cuore della cristianità. Attualmente Via Ottaviano presenta una netta separazione tra marciapiedi e carreggiata, con la possibilità di sostare per i veicoli autorizzati. Tuttavia, il progetto prevede di unificare l'intera sezione stradale al fine di rendere il percorso più accessibile ai pedoni, utilizzando basalto per la pavimentazione. Durante i lavori Via Ottaviano rimarrà accessibile solo al trasporto pubblico e ai veicoli di emergenza, con una forte riduzione della possibilità di sosta. Saranno disponibili solo alcuni spazi per il carico-scarico merci lungo le strade adiacenti. Inoltre verranno rigenerate le aree verdi e installati nuovi impianti di illuminazione ed arredi urbani per migliorare l'ambiente circostante. È importante notare che, per tutta la durata dei lavori, alcune linee del trasporto pubblico romano verranno deviate, incluso il 19 NAV, la navetta che sostituisce il tram, il 32, il 590, il 913, il 982 e il N3D, il notturno, che normalmente percorrono via Leone IV e via dei Bastioni di Michelangelo. Le linee 19, 32, 590 e 982 avranno anche modifiche lungo il percorso su via delle Milizie. Saranno temporaneamente disattivati gli impianti di fermata numero 82 28 9 in via Ottaviano e 82 350 in via Barletta. Continuate a seguirci sulla Voce di Ulisse per rimanere costantemente aggiornati sulle ultime novità e sviluppi riguardanti il trasporto pubblico romano. Siamo qui per guidarvi attraverso le sfide e le opportunità che caratterizzano il sistema di mobilità della nostra città. Grazie per essere stati con noi.